Allora, sentiamo se c'è qualche intervento. Lucien Svez vuole fare una petita intervenzione, metti no? Pas de suite. Allora, dans un instant, peut-être. Maintenant. Alors, nous avons écouté Gordon Stewart. Non, je vais peut-être, avec votre autorisation, cher ami, ne pas dire quelque chose directement sur ce qu'a dit M. Gordon Stewart. J'ai simplement appris avec lui et avec monsieur hier qu'il y avait toute une entreprise de réification statistique autour du sida, autour de AIDS. Et ça, c'est une chose très intéressante. Les opérations de réification statistique sont une des principales opérations idéologiques de notre temps. Je vous en cite une autre, par exemple, messieurs les médecins, à propos des technologies de la communication. On est en train de vous dire que la fameuse New Economy américaine est celle qui est la plus productrice d'emplois. C'est faux. C'est faux. Ce ne sont pas ces emplois-là qui sont déterminants pour la New Economy américaine. C'est une opération de réification idéologique, de réification statistique, pour démontrer la puissance de la technologie des communications. Et comme toutes les prophéties autoréalisatrices, elle a évidemment des résultats, elle a des effets, et elle tente à contribuer à créer la domination des technologies de communication, en particulier des technologies de communication américaines. Alors, ça, c'est donc un des procédés les plus importants de la domination idéologique d'aujourd'hui, c'est la réification statistique. Voilà. Et donc, j'ai appris des choses sur le plan médical qui viennent confirmer ce que je savais sur d'autres plans. Je vous en remercie. Et puis la deuxième chose, la deuxième observation que je voulais faire, au-delà de ce que j'ai entendu ce matin, mais en rapport avec ce que j'ai entendu hier, c'est que moi, ces affaires de psychiatrie, antipsychiatrie, je ne les suis plus très bien en France, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus du tout. Et je n'ai jamais été spécialiste de ces questions, mais je m'étais servi de ces... Et il n'y a que la psychopharmacologie. Voilà, mais oui, c'est ça. Et le DSM, le fameux DSM de 3R, là, que vous connaissez tous, n'est-ce pas, qui est un fabuleux dictionnaire pour régler toutes les questions avant même de les avoir posées. Le DSM 3R, maintenant il doit être 4R, maintenant, ou 5R, ça ne fait rien. Alors, je dis simplement qu'on n'en entend plus parler du tout, alors que dans les années 70, on en entendait beaucoup parler. Il y avait un vrai débat, et il y avait des vrais changements. Il y avait toutes les opérations Guattari, etc., etc., n'est-ce pas ? Bon. Alors, ce qui me surprend quand je vous entends, quand j'ai entendu une collègue qui a publié un livre en même temps que moi, Antonucci, c'est ça ? Antonucci, oui. Et quand je l'entends parler comme ça, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors, il ne s'est rien passé depuis 30 ans. Alors, on n'a pas bougé. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. C'est exactement ce que je voulais dire, Armando. Et vraiment, une fois de plus, ici, nous sommes d'accord. Nous sommes presque de plus en plus dangereusement d'accord. C'est-à-dire que je trouve que nous sommes dans une formidable opération de réaction. Par rapport à l'ouverture qu'a représenté une certaine époque, dans les années, au début des années 70, une formidable opération de réaction que je vois ici sur les questions de psychiatrie, antipsychiatrie, manicomio, pas manicomio, etc., mais que je vois dans d'autres aspects. Par exemple, j'étais dans les années 68, moi j'ai été un peu fou de joie à l'idée de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire de ces passerelles innombrables entre les disciplines qui allaient nous permettre de nous ouvrir, de créer des trends, de créer des passages. On n'en parle plus jamais de la pluridisciplinarité. C'est même interdit. Je connais des disciplines entières, je suis à la Sorbonne, donc c'est un haut lieu de dogmatique, traditionnel d'ailleurs, depuis le pape, les jésuites et la fille aînée de l'Église, n'est-ce pas ? Ça a toujours été un haut lieu de dogmatique, mais alors aujourd'hui c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on pense comme ça, par exemple, que la sociologie, ça existe. La sociologie, ça existe. Mais c'est quoi la sociologie ? C'est quoi ? C'est un carrefour de différentes sciences humaines.
On me dit, par exemple, que la science politique, ça existe. Alors qu'il y a encore 30 ans, c'était une discipline qui n'existait pas universitairement. Alors maintenant, elle existe universitairement. À partir de ce moment-là, il y a des créations de postes. Comme il y a des créations de postes, il faut dire que dogmatiquement, elle existe. Mais c'est absolument invraisemblable. Il n'y a pas de science politique. Et il n'y a pas plus de sociologie. Il y a des postes, il y a des gens qui ont du pouvoir, il y a des gens dont, pour lesquels ça permet d'assurer une certaine de suprématie. Mais la pluridisciplinarité, non c'è più, c'est fini. Et donc, nous sommes dans une formidable période de réaction, je trouve, plutôt qu'une période d'ouverture. Et toutes ces crispations sur le millénarisme, toutes ces crispations sur la technologie, on n'aurait jamais osé dire des choses pareilles dans les années 60. Jamais. C'est tout ce que je voulais vous dire, mes chers amis. È importantissimo, le notazioni precise, puntuali. Infatti noi in Italia proseguiamo questo dibattito ormai da 30 anni intorno al secondo rinascimento, proprio per che non si fissi su nessuna disciplina, ma che tocchi le questioni essenziali come questioni intellettuali e quindi come questioni di parola, e questa è la con integrazione, no? Con integrazione tra i vari settori, senza unificazione, senza assimilazione, senza omologia, no? È chiaro che anche questa superstizione, questa fondamentale che è data dalla statistica, e viene utilizzata come se fosse il non plus ultra della dimostrazione scientifica, quando invece è semplicemente un'ipostasi, un postulato che è una superstizione, insomma, non c'è veramente nessun interesse, e viene dato da me, per esempio, in qualsiasi ambito, nell'ambito medico, soprattutto nell'ambito della telecomunicazione, e come se fosse appunto la verità ultima, ed è soltanto insomma l'ideologia della nostra epoca. Questo mi pare molto importante quello che ha notato, no? Ecco, e infatti anche Aldo Gerbino è un uomo del secondo rinascimento, no? Nel senso che poesia, no? Poesia, arte, letteratura, romanzo pure? Beh, non ne escludiamo. Saggio, nascostamente, no? Poi scopriremo. Ecco, eppure noi siamo, no, nella città dove Leonardo da Vinci ha operato, no? E si trovava fra vari settori, no? nel suo tempo. C'è qualche altro? Quello che è curioso è che sia, e diciamo così, chi ha delle tesi avanzate, sia chi ha delle tesi tradizionali, sempre per giustificare le une o le altre, fa ricorso alla statistica. E questo è il bluff. Sì, il professor, venga. Sì, ma non viene tradotto, perché traduciamo in altre lingue. Sì. Questo è molto interessante, questo secondo rinascimento di cui lei parla. E mi è parso di capire, perché io non ero preparato sulla questione, che l'arte, qualunque sia la forma in cui si esprime, dalla poesia alla pittura, alla letteratura, è, diciamo, l'unico mezzo capace di innalzare l'uomo, e ha anche un effetto terapeutico, vero? Sì. Al di là dei semplici numeri che invece non hanno valore.
È così o no? No. No. E allora vorrei... Chiaramente il primo incontro, quindi sarebbe difficile che subito fosse così. No, io vorrei dire questo. I numeri sono una cosa. E il numero è che cosa? È ciò che ha inseguito Freud, ha chiamato l'inconscio, altri chiamano la logica, ma un conto è la logica propria al discorso occidentale, quindi logica del discorso, e un conto è la logica della parola originaria. Quindi il numero è logica particolare, è idioma, quindi il numero non è un semplice numero, è un numero difficile, cioè il numero c'è una difficoltà del numero, difficoltà insormontabile, difficoltà assoluta. Ma la statistica non ha nulla a che vedere con i numeri, ecco questo, nulla a che vedere con il numero né con la numerazione. È basata certamente su 0 e 1, ma trattati come logica binaria, come logica del sì o del no, e quindi togliendo l'altro, quindi togliendo la contraddizione, togliendo l'equivoco, il malinteso e il dibattito. E quindi è basato sulla logica razzista, ecco, quella che aveva notato appunto Lucien Spes a proposito della circolazione, no, di cui parla Hegel, fatta di progresso e di evoluzione, e cioè due modi di affermare il razzismo. Darwin ha preso un aspetto, ha preso l'evoluzione, altri hanno preso il progresso, ma sono due modi di affermare il razzismo, cioè di chiudere l'humanitas dentro un cerchio, perché circolazione indica cerchio anzitutto, no? Cerchio, tutto ciò che gioverebbe al cerchio sulla morte della cultura, dell'arte, della macchina e della tecnica, e produrrebbe, avverrebbe attraverso l'evoluzione e attraverso il progresso. Ecco, questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello relativo all'arte. L'arte è l'invenzione, no? Techne, arte, techne dice Platone, la chiama Platone, era techne in greco, arte e techne, questo non dimenticavo. La techne era in greco quella che si chiama in latino ars. La techne, dice Platone, è il gioco, no? Va bene. Ma il gioco è la terapia. Soltanto che da Hegel, da Platone a Hegel e dagli psichiatri, dalla mitologia medica e psichiatrica, l'arte viene intesa come una variabile. Ora c'è, ora non c'è. Ora si innalza, ora muore. E le avanguardie devono fondarsi sulla morte dell'arte. E allora anche la terapia intesa come una variabile e quindi come un modo di economizzare la morte, quindi un modo in effetti di assumere, di prendere la morte a dosi. E allora questo è un po' poi nella nostra epoca, l'epoca New Age, no? Che speriamo si concluda. È l'epoca della morte bianca, l'epoca del luogo comune, l'epoca in cui il discorso occidentale viene aggiornato, applicato e trova modo attraverso l'esaltazione, no, della tecnologia, che non è altro che il discorso occidentale, diventato luogo comune, no? Luogo comunismo, come diceva anche Alexandre Zinov a proposito dell'Occidente, luogo comunismo dell'Occidente, non sto parlando della Russia, dell'Occidente, diventato luogo comunismo, che quindi si afferma. No? Allora, questo libro di Lucien Spes è di grandissimo interesse, perché noi passiamo è sempre l'utopia, quindi come spazialità pura, senza il ritmo, senza il tempo, senza la parola, senza la comunicazione, proprio l'era che esalta la comunicazione, senza la comunicazione, sta lì al computer ma non comunica, né in famiglia, né nel lavoro, né nell'impresa, non comunica, no? Ecco, questo è un po', allora, e quindi c'è questo business della morte, va da Platone prendiamo un libro di Bill Gates, l'ultimo libro di Bill Gates. Un conto è Bill Gates, imprenditore, che è riuscito attraverso la borsa, in fin dei conti, no?
attraverso la borsa. Negli ultimi 4 anni cosa è successo a Bill Gates? Perché è diventato l'uomo più ricco? Attraverso la borsa. Attraverso la borsa. Non è diventato l'uomo più ricco perché vendeva i prodotti della... li vendeva, ma è secondario rispetto alla borsa, no? Come è noto. Ma questo è un aspetto, Bill Gates come imprenditore è un aspetto. Bill Gates c'è il suo libro, no? Il libro, il suo messaggio. Che messaggio è? Cose rivoluzionarie? Cose che assolutamente negano la... Se la rivoluzione è la rivoluzione della parola, la rivoluzione verso la qualità, le cose si rivolgono verso la qualità, negano la parola, la logica della parola, la struttura della parola, la scrittura della parola, la proprietà della parola e la qualità della parola. Quindi, e questa è l'idea di una salvezza, sotto l'idea della salvezza, che è poi l'idea della salute perfetta, della comunicazione perfetta, della vendita perfetta, del profitto perfetto. Ci sono tanti libri, ci sono dei libri in Italia. La politica perfetta. La politica perfetta, ci sono dei libri che sono diffusi in Italia, proprio così. Il governo perfetto, la politica perfetta, proprio l'economia perfetta, libri così, opuscoli, per la sì, ecco, cose facili, per tutti, quindi non per ciascuno, ma per tutti, mai per ciascuno, ma per tutti, no? Tutto facile, in modo che possano circolare, insomma, su questa idea di salvezza. Noi stiamo lì per essere idea di salvezza. E l'idea di salvezza è anche l'idea di immortalità, in fin dei conti questa qui è l'idea di salvezza. No? L'idea di salvezza. E dove il corpo, come ha notato Lucien Sfez, no? Parte dalla... il corpo da cui bisogna liberarsi, no? Platone, il corpo di Menenio Agrippa, che sarebbe il corpo sociale, no? Il corpo costituzionale, istituzionale, poi il corpo della strega, il corpo della secondo l'ideologia della termodinamica, estrapolata dalla termodinamica, perché un conto è la prima rivoluzione industriale, un conto è l'ideologia che è stata estrapolata sulla rivoluzione industriale, sulla prima rivoluzione industriale. E così anche la seconda rivoluzione industriale, così anche la società post-capitalistica, post-comunista, ha un suo corpo. Apparentemente si tratterebbe della telecomunicazione, e quindi oppure della farmacia perfetta. E in effetti, dunque, di che cosa si tratta? Del corpo tecnologico, no? Del corpo tecnologico. E quindi si tratta di un letto di Procuste. Questa idea di salvezza pone gli umani sul letto di Procuste. Sul letto di Procuste, dove in base a un riferimento alla statistica tutto è proibito per il cittadino e tutto è permesso per, in alcuni paesi, o per lo Stato come soggetto unico che vuole il bene di tutti, o per, e che quindi tutto forte, tutto può, mentre i cittadini sono deboli, oppure per il gruppo farmaceutico, mediatico, tecnologico, che a sua volta può tutto. Perché cosa si dice oggi? Noi abbiamo il governo dell'Europa, ma il governo dell'Europa non conterà nulla. La Commissione Europea certamente conta poco. E Clinton che cosa fa? Non fa niente, come diceva Antonio Baldassarre, si deve consolare con Monica Lewinsky. Ecco. Perché cosa succede? Che non ha potere, il potere che ce l'avrebbero, ce l'avrebbe il potere tecnologico, il vero potere è il potere tecnologico. L'economia e la finanza sono all'interno del potere tecnologico. Quindi potere finanziario e potere tecnologico, no? Esattamente. E quindi tutto sfuggirebbe quindi a ciascuna cosa dovrebbe sottostare, no? A questa uniforme. Et c'est pour ça, si tu me permets une seule remarque à l'intérieur de ton discours, elle me venait à l'esprit depuis un certain temps, mais particulièrement cette fois-ci. Moi, je pense à la gauche, par exemple, dans mon pays. Je ne connais pas le discours de la gauche d'ici. Je pense au discours de la gauche de mon pays qui est au pouvoir, n'est-ce pas ?
Alors, je suis très surpris d'entendre des discours critiquant l'argent et les excès de l'argent, mais en même temps des discours faisant l'éloge de la technique. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas. Ceux-là même qui se méfient beaucoup de l'argent et, à juste titre, de l'excès du discours sur l'argent et de l'excès des pratiques d'argent aujourd'hui, doivent en même temps critiquer la technique. Sinon, ils se privent des moyens d'agir. C'est un discours complètement schizoïde. Certamente, in questo atteggiamento schizoide si trova anche la sinistra italiana, chiaramente, meno che possiamo dire. Sentiamo Gordon Stewart che vuole fare una remarca. Yeah, may I add something about this? One of the things that come through to me about the manipulation of power is the medicalization of many problems which are not medical. We have some reference to this yesterday. But in the field in which I addressed earlier this morning, it's very obvious that a very small part, what I would call the medical political high command, has been able to influence an enormous amount of thinking and expenditure running into billions worldwide, and often at the expense of other things which are more demanding of attention. This is particularly true in the Third World, where the problems are those of dislocation, of gross migrations, economic upsets of all kinds, and of enormous increases in some areas in child mortality, child wastage, and so on. And these are all being manipulated into particular problems, all of which involve high spending, high technology, and things which are precisely what some of those countries do not need. They need care, they need attention, they need an opportunity to make their own way, and so on. They do not need Western high technology, except in the sense of using electric power generators and so on to increase the resource for dealing with things like floods, water supplies, and so on. Now, what Dr. Bediglione was talking about, and what our colleague from France was talking about in the same way, and what we heard yesterday was this enormous emphasis upon biotechnical procedures, which by themselves cost a lot and attract a lot of attention, but also command resources, which command headlines, and hence priorities become distorted. And very few people can distort entire economies nowadays. The movements of capital, the breakdown of mergers, breakdown of local enterprise into international mergers, which can themselves dictate patterns of markets and of selling and of eating and of everything, entertainment right across the board. This is quite a threat, and it's something which has to be addressed because it's increasing even when we're talking about it. Even during this time, the kind of movements which are occurring of capital and of mergers and so on can completely undermine an economy or an existing state of affairs of stability in a particular society. I think these are things that we should think about when we're talking about biotechnology and we're talking about the advances, marvelous as they are absolutely marvelous, nowhere more than in medicine and science, transplants, the possibility of becoming mobile when you've been immobilized by spinal or hip disease and so on. All these are marvelous things. But this carries over a sense of magic, and this sense of magic is used to assume that similar advances can be made in other things where the motives and where the motivation is very different. Very different. Sì, Gordon Stewart è uno scienziato inglese. A praticare l'assistenza medica senza la tecnologia, perché questa è la domanda che a chi? A lui o all'altro? No, a lui. A Gordon? Sì. No, rivolgiamola a ciascuno. Vediamo prima. Cioè senza la tecnologia. Ho capito. Oui, non, mais cette question est tout à fait heureuse parce que pour les nouvelles oreilles qui m'entendraient ce matin, elle pourrait penser que j'ai une position hostile à la technologie. C'est une absurdité.
Je dis que il faut nous donner constamment les moyens d'une évaluation de la technologie. Elle est là. Il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas. On ne va pas faire comme les, vous savez, les canuts, je ne sais pas comment si dit, c'est en italien, les ouvriers canuts de Lyon, c'est-à-dire qui travaillaient sur les métiers à tissage à Lyon, pas loin d'ici, donc de l'autre côté des Alpes, et qui au XIXe siècle pensaient que ces machines allaient provoquer le chômage, et donc ils ont cassé ces machines. Il ne s'agit pas du tout de proposer une politique de ce type, n'est-ce pas? C'est évident. Il ne s'agit pas du tout de ça. La technologie est là, nous n'allons pas la casser. Nous voulons simplement, je pense que je ne suis pas tout seul, je dis donc nous, ça n'est pas un pluriel de majesté, nous voulons tout simplement essayer de prendre nos distances dans nos pratiques, dans nos usages, d'en faire une évaluation de ces technologies, de ne pas accepter tout ce qu'on nous dit sur elles, de ne pas prendre la dernière machine parce que la dernière, je dis bien la dernière automobile, on utilise le dernier médicament qui sort parce que c'est le dernier et c'est en même temps le plus cher, la dernière voiture parce que c'est la meilleure. Tout ceci, c'est une série d'absurdités. C'est même, pardonnez-moi le terme ici, mais je ne crois pas qu'il soit déplacé, c'est du fétichisme. C'est le fétichisme de la marchandise dont parlait le vieux barbu là, du 19e. On n'est pas sorti du fétichisme ici. Hein. Donc, je crois que nous avons intérêt simplement, non pas du tout à éliminer la technologie, mais à l'inclure dans nos vies. En effet, la technique est une co-nature. Nous n'avons plus du tout, et depuis une éternité, si jamais nous l'avons eu un jour, un rapport direct avec la nature. Nous l'avons toujours eu à travers des outils, à travers des instruments. La technologie fait partie de nous. Certains de nous ont été sauvés par la médecine. Celui qui vous parle a été sauvé, littéralement, 4 fois par la médecine. Alors, il ne s'agit pas du tout de mépriser la technologie. Pas du tout. Non, il s'agit simplement d'empêcher qu'elle nous envahisse complètement et qu'elle nous domine. Et vous parliez, moi, il y a des mots qui m'ont beaucoup plu de chez Gordon tout à l'heure, le mot d'arrogance. Qu'on cesse de nous parler avec arrogance de la technologie qui prend la place du politique, qui prend la place des économistes, qui prend la place des hommes de culture, qui prend la place des professionnistes, qui prend notre place à tous. Ça suffit. Un conto è la tecnologia nella parola, quindi la tecnica e la macchina, l'arte e l'invenzione, no? Nella parola. E un conto è la tecnologia che abolisca la parola. E quindi anche che starebbe al posto, no? Al posto della parola, al posto dell'arte, al posto della logica, al posto della poesia. E allora è come questi giovani che vengono per imparare il multimediale. Dicono, però noi, cultura no, libri no, vediamo dei libri da leggere sul multimediale, no, libri no. E poi tutto davanti, ma neanche lo sforzo di leggere quello che sta davanti, perché leggere da sinistra a sinistra, no, bisogna vedere tutto nella sua totalità, tutto insieme, no? Diceva ieri sera impressionante. Quindi cioè, noi assolutamente per la cultura non facciamo niente. No. Sono cose noiosa, ma veramente una cosa tremenda, difficilissima. Dico, giovani laureati e non si capisce come siano stati laureati, non so come sia adesso l'università, oppure diplomati, no? Ma e loro una frase non sono in grado di scriverla, perché è troppo complesso scrivere una frase, troppo complesso, incredibile questo, eh? E quindi anche la presunta tecnologia è tenuta non in modo critico, in modo con approccio intellettuale, ma in modo rientra nella drogologia, nella psicofarmacologia. Questa, no? Qual è il bottone? Sì, certo.
Esattamente. Qual è il bottone schiacciare per fare tutto? c'è il computer. Quale bottone schiacciare È un'idea derivata dal computer. Sì. Mi scuso mille volte, devo prendere l'aereo. Perfetto, bravo, un applauso a Lucien Spezer. Allora adesso sentiamo un giovanotto, prego, un giovanotto che si chiama Marinello, di nome come? Lino Marinello, che è stato... No, se parlo io, un momento, la presento io o si presenta da solo? Ah, ecco, prego. Allora, è un giovanotto di appena 85 anni, noi qui abbiamo avuto Fausto Tapergi di 90 anni. Ecco, un momento, mi dica, la devo presentare io o si presenta da solo? Ah, ecco. Allora, il quale ha fatto compiuto un itinerario come liberale e come federalista europeo, con Spinelli, no? Anni 50-60, viene da Cinisi, no? Vicino Palermo, e poi è arrivato, ha avuto una carriera nelle istituzioni, è stato prefetto anche a Mantova, è passato pure da Reggio Emilia, e cosa che ogni tanto succede anche ai siciliani, si è sposato una non siciliana, quindi una reggiana, e adesso sta a Verona. 25 anni fa, quando è successo? 32 anni fa, gli è successo qualche problema di salute. E insomma non è riuscito con i medici a curare questo problema di salute. Lui si è ricordato della mamma, cosa faceva la mamma. Io dico che c'era un contesto, un atto di fede, che lui si è convinto, che ha ritrovato la forza per combattere e che ha vinto la sua battaglia. Lui ritiene che è dovuto invece all'impacco che faceva con le erbe. E questo va bene, perché se lui ci racconta la sua esperienza, com'è che lui è riuscito a guarire, è una cosa bellissima. Poi lui pretende un'altra cosa, che questa sua esperienza diventi verbo. Questa cosa che lui ha provato sulla sua pelle diventi verbo. Allora è andato in America, si è fatto fare un brevetto, e gliel'hanno fatto. Gli americani fanno brevetti. Hanno questa... Cioè noi la parola non riusciamo a farla brevettare, no? E quindi non possiamo, la parola non si brevetta, no? Il pensiero non si brevetta, la poesia non si brevetta, no? E lì invece si brevetta, si presume di brevettare tutto. Allora, poi ha trovato un altro americano clinico che gli ha detto vi prepari 300 sacchetti di queste erbe, e glieli ha mandati, e poi non ha più saputo niente del clinico. Ha saputo poi da una ex moglie del clinico che è venuta a Verona che aveva fatto fortuna. Lui crede che abbia fatto fortuna con le erbe, magari aveva fatto fortuna con altre cose, vabbè, e spera sempre di trovare o un clinico o un politico o un interlocutore di questa fatta, perché quello che lui ha provato sulla sua pelle diventi verbo. Ma magari non è così, magari sentiamo... Tanto sono 5 minuti preziosi per una testimonianza di un giovanotto di 85 anni che dice come senza l'apparato istituzionale è riuscito a guarire. E quindi anche se questa cosa qui non c'entrasse niente con la statistica, non fosse un caso non contemplato dalla statistica, un unico caso, avrebbe lo stesso l'interesse, no? Tutto l'interesse. Come qualcuno citava Einstein, no? Basta un solo caso, no? Perché il caso non è mai contemplato dalla statistica. Prego. Breve. 15 minuti. Sì, basta, 15. 15. Perfetto. Io spero in 15 minuti di poter leggere. No, spero no, 15 minuti è stato un patto. Va bene. Allora io posso cominciare. Sì. Sotto la voce di infiammazione e lesioni interne al corpo umano sono da annoverare la quasi totalità delle malattie interne che affliggono l'uomo.
Esse possono essere originate da agenti fisici, chimici o biologici. Questi ultimi avanzano gli altri in importanza e sotto il nome di agenti patogeni comprendono i batteri, i protozoi, i funghi, i virus che danno luogo alle infezioni. Infezione è quindi un processo morboso causato da agenti patogeni e questa può essere localizzata in un punto del corpo oppure diffusa in tutto attraverso il torrente sanguigno. A sua volta l'infiammazione è la reazione a carattere locale alla infezione. Essa comporta un'alterazione morfologica del tessuto infiammato, la cosiddetta congestione basale, che si produce in due tempi, con la ischemia, e cioè col restringimento del lume basale, seguito da una dilatazione e conseguente iperemia. L'organismo colpito mobilita i fagociti mobili. Questi accorrono per via sanguigna sul focolaio di infezione e in unione agli istociti locali, macrofagi fissi, ingaggiano una lotta cercando di circuire i germi patogeni, inghiottirli e digerirli. Il sangue, che in questa fase assume carattere pulsante, a poco a poco allenta la tensione fino ad raggiungere una sorta di stasi con conseguente congestione. In questo secondo stadio i suoi elementi, emazie e leucociti, di regola confusi fra di loro, si dispongono in due gruppi separati, le emazie e i leucociti lungo la parete dei vasi, ai pori dilatati dei quali filtrano quindi i leucociti, frammisti con i germi patogeni in direzione dei tessuti. Vasodilatazione, permalizzazione e formazione di esudato sono i fenomeni che si susseguono nella infiammazione. A sua volta il processo di riparazione e di ricostruzione che avviene alla fine del processo infiammatorio si attua secondo un modello fisso, che è quello della formazione del tessuto di granulazione. Lesione interna invece è un'alterazione, un guasto anatomico a un qualsiasi tessuto o organo interno del corpo, sia per un'azione di agenti fisici, frattura di arti, chimici o per infezione patogena. Diversa dall'infiammazione della lesione interna è la diatesi o diatesi. Per diatesi si intende la predisposizione costituzionale di un individuo ad ammalarsi di determinate malattie. La diatesi o diatesi è la caratteristica di certi individui che per cause congenite o ereditarie di rappresentare in certi organi e tessuti un terreno di più facile attecchimento per l'agente morbigeno che scatena la malattia. Di per sé la diatesi non è quindi uno stato morboso in atto, ma la predisposizione a determinate malattie è tipica la diatesi lidiaca o calcolosa, caratteristica di individui soggetti alla formazione di calcoli biliari, vescicali, prostatici, eccetera. Ad onta dei notevoli progressi ottenuti dalla cura delle lesioni e infiammazioni interne, con l'introduzione di rimedi che io salto qui in questo momento, tuttavia siamo lungi dal raggiungimento del riguardo definitivo. Non ci può dire la sua esperienza qual è? Perché queste cose sono generali. Non può dire la sua esperienza qual è? Ma io continuo per portare l'esperienza. Perché qui sono medici, la soluzione. Sono scienziati, queste cose soluzione, questa è la premessa. Questa adesso è la soluzione, ecco la soluzione. La carenza della terapia sono ancora più evidenti nel campo delle affezioni nervose e mentali. Madonna, qui... no, per carità, no, le nervose mentali lasciamo. Andiamo alla sua esperienza. Ma... siamo psicanalisti. Nervose signora, mentali. Ma mi fa... mi ok, fa. Ok, va bene. Nervose mentali lasciamo stare, scusi. Vabbè, saltiamola. Nervose mentali no. Ma perché? Ma perché no? Scusi, sono 30 anni che stiamo vivendo su questo. Mi viene a parlare di cose nervose mentali. Se era il secolo scorso, non adesso. Dopo 100 anni di psicanalisi. A parte differenti spiegazioni... mi dica con la sua esperienza, se può dire la sua esperienza. Adesso la sto dicendo. Una cosa è certa, cioè che mentre la medicina è stata finora in grado di provocare le reazioni su basi superficiali, adesso comincia a diventare un po' poco chiara la cosa però.
siamo persone preparatissime, quindi dica la sua esperienza. Qual è la sua esperienza, il suo caso? Il presupposto del nuovo trovato, cioè dire di queste nuove, è che in qualsiasi attacco microbico e in qualsiasi disfunzione di organi e tessuti, le difese naturali costituiscono la base per debellare male e che farmaci e presidi sono mezzi sussidiari coadiuvanti dalla difesa. Da questa premessa discende che il compito principale della terapia è non solo di potenziare questa reazione, ma anche di ricrearla con mezzi artificiali quando il corpo non è in grado di farlo in via autonoma. Ora, sulla base delle cognizioni esistenti, si è in grado di provocare una reazione nel genere sui vasi sanguigni superficiali. Noi sappiamo infatti che il calore somministrato a mezzo impacchi, idroterapia, funghi, flusso di vapore, elettricità su una parte del corpo procura una dilatazione dei vasi superficiali e un conseguente afflusso di sangue. E oltre al calore noi sappiamo che alcune sostanze note come repulsive possiedono un'analoga caratteristica. A parte queste differenti spiegazioni del fenomeno, una cosa è certa, cioè che mentre la medicina è stata finora in grado di provocare queste reazioni sui vasi superficiali, essa è stata invece impotente ad operare una reazione analoga sui vasi profondi del corpo umano. Ecco, qui è il punto, e questo è il punto. A questa lacuna si pone il rimedio utilizzando un repulsivo con una tecnica particolare. Detta tecnica consiste nelle seguenti operazioni: impregnare il farmaco, che è poi l'isotiocianato, cioè dire C3H5NCS, questo è il rimedio, cioè dire sono queste le erbe che contengono questo isotiocianato che sono in grado di provocare la reazione anche nei vasi sanguigni interni, profondi del corpo umano. Applicando un tampone sulla superficie cutanea in direzione dell'organo leso, infiammato o affetto da diatesi, esercitando su tale tampone una pressione a mezzo dell'apparecchio coadiuvante, la cura delle lesioni e infiammazioni interne, attraverso la spremitura e fuoriuscita del farmaco, cioè del tampone, si ha l'allargamento dei pori e della pelle sottoposta a pressione, la spinta del farmaco attraverso i pori allargati in prossimità del punto leso e infiammato o soggetto a diatesi. Dal concorso simultaneo di questi fattori si avrà un risultato che il medicinale, insinuandosi nei pori, in parte si disperderà nel circolo sanguigno, ma in parte raggiungerà i vasi a servizio dell'organo malato, provocandone con l'ingrossamento il richiamo di maggior quantità di sangue con conseguenze curative. Ecco. Qual è il farmaco? Il farmaco è isotiocianato che viene contenuto anche, si contiene nelle erbe, che sono erbe commestibili, come per esempio nel cavolo, nel rapano, c'è questo prodotto, cioè dire l'isotiocianato C3H5NCS. Io in base a questa cura, in base a questo sistema, sono riuscito ad avere la guarigione mia personale dell'ulcera duodenale. Io ho avuto la melena nel 1968. Io mi sono guarito e ho la documentazione per cui mi sono guarito, che mi ha consentito poi di ottenere anche il brevetto americano. Mi sono guarito dell'ipertrofia prostatica, mi sono guarito dalla cataratta, mi sono guarito della sinusite, mi sono guarito di queste quattro malattie. Ho un cervello da cinquantenne, va bene? Io dormo tutte le notti 8 ore. È inutile che dicono che i vecchi dormono 3-4 ore. Io dormo tutte le notti 8 ore. Io faccio 5-10 chilometri di camminare al giorno. Io scrivo libri. Io sto scrivendo un libro di 1000 pagine. Bene. È intitolato questo libro La sfida del terzo millennio, Stati Uniti d'Europa, base e premessa per la creazione degli Stati Uniti del mondo. Ecco. Va bene.
io sono un mamma santissima come il commentatore Taperci, io sono un liberale, un vecchio federalista, da 25 anni mi interesso di austerità della gioventù, va bene, io sto sempre con i giovani, io ho Lorenzo che ci diamo del tu, ci siamo conosciuti, diventeremo amici, ecco. Io vi dico, se qualche scienziato che qui, io mi sento onorato di essere stato chiamato qui e di poter parlare, se qualche scienziato qui presente mi vuole interessarsi di questo problema, mi scriva il suo indirizzo, io lo metterò al corrente di tutto, va bene? Ecco. Io ho finito, mi pare che io sia perfettamente in orario. Grazie. Va bene, allora ringraziamo Lino Marinello che è proprio un mamma santissima. Sentiamo adesso altri, quindi nel dibattito. Mattias Poterci, come è andato, sono andati questi 3 giorni? Prego, venga, venga qua. In che lingua? Francese, italiano? Vuole fare anche la lavagna? È difficile. No, no, non facciamo in tempo, qua. Stia qua. Gordon, stai qua. Gordon, qua. Adesso mi pare questi giovanotti si agitano un po'. Allora voglio spiegare questo paradosso di Calo, perché mi sono venuti pensieri quando ho ascoltato questo. Che non interessa il dottor Lino Marinello. Ecco, ma io penso di sì nel un certo senso, perché dobbiamo vedere come va questo paradosso. Si comincia con un uomo calvo e si aggiunge un capello e si aggiunge un altro capello. E adesso di primo caso al caso secondo, di niente capello a un capello e di un capello a 2 capelli e così via, non si fa differenza qualitativa. Allora quando si viene a 10.000 capelli spostati buono a una testa di un uomo, sempre si dica questo è un calvo. Questo è una versione di paradosso. Allora questo che io chiamo il tempo individualistico di paradosso, allora se uno è calvo con un solo capello, allora anche è calvo con 2 capelli. E questo non può rifiutarsi perché è modus ponens, e di quella maniera si viene a qualcosa di strano di affermare calvezza di un uomo completamente con capelli non calvo. Io penso che la stessa cosa può succedere con salute, perché si parte di un uomo presunto completamente sano e si dice forse una cellula non è tutto al posto e si raggiunge altra cellula e così via e si viene a un uomo completamente moribondo, come si dice? Moribondo, ma si affirma, si continua ad affermare che qui abbiamo un caso di salute perfetta. Grazie. Ove Petersen, prego. Viene dalla Danimarca. Ha fatto una bellissima esposizione, no? Proprio sul corpo e scena, la salute. La sanità, la salute, prego.
I think I will speak in English when I have to improvise, because I prefer to prefer my interventions in French, which I prefer, so I'll speak in English. I have been present for more than 2 days and heard a lot of interesting things, and I think that what Matthias has just told about the paradox also is true for the interventions which we have heard, which has been going from one end of the scalar, very technical, scientific interventions, and I think in a way my own intervention is at the other end, a very abstract form of thinking, trying to use the language in another way, what in the words of cyphermatics is called the linguistic abuse, to take the language and use it in another way. And I think that one of the lessons I have learned in this Congress and in other Congresses too, and which I hope not is only my experience, but is an experience for all, is to listen to everything which is said and finding elements, linguistics elements, elements from the word which we can use in our own thinking, and take the notes, have notations taken from this Congress. And I have learned a lot by the different interventions, and I hope to continue to find a language, of abuse for the future too. Thank you. Hugh Christie, che viene dall'Inghilterra. Una notazione: allora il congresso, come questa prima volta che viene qui in Italia, è la prima volta che viene in Italia, come sono andate questi 3 giorni? Come è andato il nostro incontro? La prima volta che viene in Italia da noi, presso di noi. Prego. Scusi, va bene. I think it's extremely interesting. I have tried to listen very carefully because we have at least 3 languages. The very question is at the very beginning of the nature of language and communication and the construction of reality, and even scientific and medical concepts must be communicated in a language. And I think early 2 days ago we heard in English there's just one word, health, ma in italiano salute e sanità, two words and so forth. I've had a lot to think about and I've made a lot of notes. I'd like to make two comments. I think that in my work, the principal exploration at the moment is why it is possible for very careful, thorough scientists to claim that no virus, HIV, exists. How is this possible? I believe that they are right, but this is my belief. If you wish to understand in Italian the work of Heliopoulos, for example, it's here in Italian. This is the scientific work in the form of an interview. So, if you accept this, question that some viruses exist, but with modern technology we can use a language of statistics to describe some things which do not exist but have practical consequences, I think we see this global dogma, perhaps the first global technological dogma with the virus, HIV, which in my view, it is wise to be very skeptical about the existence. And Signor Vertiglioni before was talking about in the age of communication, in fact, we don't communicate. And I think that perhaps there is
a question about the metaphor of a virus. A virus is communicable. A virus is about communication, communication that will threaten you. In the case of HIV, communication that will come to you during sex or during the transfer of biological fluids, communication that will come to you at the most basic level. If there is no virus, it seems to me maybe there is some psychic substitution going on here for the lack of communication we experience in the technological age and the fantasy of something that is communicable that we cannot control. The other thing, yesterday, very interesting for me to hear about psychiatry. I know of two doctors in two countries, not Italy, highly respected doctors, who arrived at the belief that there was no HIV causing AIDS. Both of these doctors were threatened with psychiatric detention. One is Dr. Heinrich Kramer in Germany. He was the chief medical officer for the prison service in the several regions of Germany in the early days of HIV testing. He sent blood samples of the workers in his laboratory to be tested for HIV. And many of the workers were testing positive to these indirect antibody tests. And he concluded, 85, 86, that these tests were not detecting a virus. He was asked by the prison authorities, how many seroconversions do you expect in the prisons that you are responsible for in the next 2 years? He said, none. I do not view it in terms of seroconversion to a virus. I will say none. For this, he was forced to undergo psychiatric evaluation, and he was forced to leave his job. So this is the medical profession having its own oppressive internal mechanisms. The other is Dr. Roberto Giraldo from Colombia. See, he very highly qualified, first class honors at the London School of Tropical Medicine, returned to Colombia. In his own investigations and talking with Peter Duisberg, he started to say that in his view there was not an immunodeficiency virus causing this illness, and there were other more useful explanations for the syndrome that was being observed. Again, he was threatened with psychiatric detention. He is a refugee, he's an exile. Now he lives in New York. He works at the immunology laboratory of New York University Hospital because if he stayed in his own country, he would be put in psychiatric detention for having a medical discourse around this. So yesterday I was listening to the discussion on psychiatry. I think it's very important, and I thank you very much for the opportunity for this. I'm sorry that I can't express myself better, but I wish very great success for everybody. Invitiamo questi due medici, il tedesco e il colombiano, a venire al prossimo appuntamento di fine gennaio. Ok, bene, grazie. Allora sentiamo adesso Michael Baumgartner, no? Come ha trovato lui, che viene da Berna e che comunque spesso è in varie città del pianeta, no? Ora qua, ora là. Quindi a dirci qual è stata la sua impressione di queste tre giornate. Prego. Well, for-
first and foremost, I would also like to take the opportunity to thank Professor Bertiglione for organizing important conferences like this. It was certainly an enlightenment for me to be here. In my work as an activist, both on national and international levels, and as a lobbyist working with politicians, again, on a national and international level, I learn a lot of things, but two main things seem important when it comes to communication. We can communicate to transmit information. One could actually conclude, therefore, that communication can be a transmissible disease. Or we can also, we can communicate to transmit trance or even hypnosis. That actually then leads the person we talk to go in his or her inner world. Stop listening, stop focusing on the outer world, and elaborate what's going on inside. Before we can take joint action, we always have to clarify what do we actually mean with our words. We have to make sure that with one word, all people involved in any possible action understand the same thing. Otherwise, we are going to, with the best of our intentions, run into all different directions. Thank you very much. Ma il malinteso è, aspetta un momento, il malinteso è essenziale alla verità. La via del malinteso è la via stessa della verità. Allora, sentiamo il professor Aldo Gerbino, no? Che insomma, è venuto con un po' di raffreddore, però abbiamo contribuito forse con il bel tempo. Diciamo a non appesantire la situazione. Ecco. Abbiamo pubblicato un suo libro di poesie, adesso ne esce un altro presso la nostra casa editrice e gli passiamo la parola. Speriamo anche di avere dei suoi saggi su Vangelli, su Montevago, sugli autori che noi salutiamo. Prego. Grazie Armando. E questi tre giorni, è difficile dire le impressioni e le suggestioni, ma molto sinteticamente c'è un filo continuo che collega un po' tutte le varie comunicazioni che sono state fatte in questa occasione sul tema della sanità. E un filo continuo è questa assoluta attenzione da parte dei relatori nei confronti della mistificazione statistica. Ecco, questa entità capace di inserirsi, quindi di trasmettere in maniera virulenta nozioni che non corrispondono alla realtà obiettiva sia biologica sia culturale, anzi tutt'altro, scardinando quella che è la compagine parametrale della cultura. È stata fatta anche qualche osservazione, non cito i nomi per essere breve e sintetico, ma per esempio l'idolatria e il feticismo a cui spesso, mi pare, ne accennava prima di andare via, nei confronti del mondo tecnologico. E di una e di conseguenza di una medicalizzazione di ciò che non è medicalizzabile. Da tutto questo ne nasce poi tutto sommato un profondo disagio, un disagio non soltanto esistenziale e culturale, ma è un disagio che si trasmette nella vivibilità quotidiana del cittadino. È stato detto anche abbastanza bene, con esempi direi anche fortemente drammatici, con tinte fosche addirittura, bene nei rappresentanti che hanno parlato, abbiamo visto anche delle proiezioni molto accurate sulla sull'evoluzione epidemiologica di AIDS, di quell'incremento paradossale, va bene, delle forme patologiche AIDS o AIDS simili, che forse anche molto di queste non appartengono all'epidemiologia dell'AIDS stessa. Ecco, tutto ciò, dicevo, uno dei disagi che in modo particolare mi ha colpito e mi ha fatto riflettere la capacità di incomunicabilità, ecco, di frontene, e di restituire dignità proprio grazie a questa incomunicabilità alla parola.
Armando Verdiglione faceva un esempio, riferendosi credo a degli studenti, su questa loro incapacità a dialogare, cioè vogliono vedere globalizzato tutto anche uno schermo, no? Mi pare che era questo il senso del discorso. E credo che sia un problema che non interessi soltanto i giovani, che interessi anche molta parte di fascia umana che non ha più vent'anni, ecco. E c'era un ricercatore, uno scienziato americano, che alcuni anni fa, credo 10 anni fa, pubblicò un libro molto interessante sulle pieghe della biologia, dove lamentava, l'inizio del libro era questo: quello che io lamento di più da scienziato è la comunicabilità, cioè la mancanza di comunicazione tra due persone. Cioè ormai quasi, sono note di Lewis, non ci si parla più tra di noi, ecco, non ci si comunica più. Il focolare domestico è diventato un video, e questo video deve soltanto mandare delle impressioni globali, delle impressioni totali, che sono impressioni estraneizzanti, che portano in un estraneamento che fa parte appunto di una dimensione altra, ma che non ci aiuta a connetterci tra di noi. Ecco, questa incapacità a connetterci tra di noi è la forma più algida di morte a cui credo che tutti noi dobbiamo veramente combattere in maniera ardua, ognuno con il nostro lavoro, chi con il lavoro tecnologico. Io non credo che qui sia fatta una, come dire, una campagna antitecnica, antitecnologismo, va bene, contro il feticismo tecnologico, contro il potere finanziario che governa la tecnologia e fa affiorare comportamenti anomali, va bene, dove invece la qualità della vita potrebbe procedere benissimo senza, va bene, la medicalizzazione globale, e quindi senza quegli interessi, va bene, di carattere finanziario che stanno poi alla base di questa patologia, di questo virus finanziario, diciamo così, che governa un po' il nostro pianeta. Quindi credo che l'obiettivo sia quello di restituire dignità alla parola, e chi meglio degli uomini di cultura possono essere portatori, va bene, di questo virus, va bene, sano e ricostruttore forse del nostro dialogo futuro. Grazie. Diremo qualcosa poi su statistica, aste, internet, valore, mercato libero, sulla nozione stessa di mercato libero e sulla statistica come superstizione della paranoia realizzata, ma questo lo diremo man mano. Ma effettivamente c'è un capitolo interessantissimo su questo. Gordon Stewart. Prego. Thank you. It's not only the difficulty with words and the difficulty with communication, which is very real, because many children now, their main method of communication is via the media, via learning through cartoons and so on, and also increasingly using the internet. My grandchildren are about as expert in the internet as I am myself. And they can pick things up more quickly, and they become very quickly into the habit of communicating with each other by that means. A lot of our family communication now is in the internet. I'm not suggesting that's any kind of an advance, but that's what happens. Now, there's also another big credibility gap, which is perhaps even more dangerous, and that is between, what I refer to there as one between generations, but this one is between continents, between the what we call the developed world, rather optimistically and rather euphemistically, and what we call the developing world in a rather patronizing and often unjustifiable way. What we mean by this is that the developing world has not necessarily adopted all the habits, good and bad, of the developed world. And equally, we mean that the developed world is not quite aware, often is entirely unaware, of the motivations and of the needs and the values of the developing world. Now, this is particularly true with some of those diseases. Perhaps the largest, the most important disease of the developing world is deprivation across the board, malnutrition, lack of essential materials for development of the countries and for maintaining, let alone increasing, the standard of living.
the quality of life. In the developed world, we have an abundance of resource to enable us to do just that. And yet, in the most highly developed country of all, in the United States, about 50% of the population are black, Hispanic, Asiatic, Caribbean, and so on, almost 50%, many of whom, in some cities, the majority of whom, are living under third world conditions still. And that in a country where the media are highly developed, where technology is highly developed, where sociology is very highly developed, in fact, was practically invented there, and so on, all that is occurring in a situation where, on their own very doorstep, you have perhaps the biggest credibility of all. Now, AIDS, and I apologize for going back to that again, but AIDS happens to serve as a marker of that. AIDS, HIV, is actually proportionately far more common in the underdeveloped parts of the United States than in the developed part. Very much more common. And it's very much more common because the factors which seem to be conducive to the spread of AIDS, by which I mean behavioral factors as well as, or perhaps instead of HIV, those behavioral factors are dominant. But dominant as they are among the less developed part, they are very poorly understood among the developed part. We simply do not know what it is that makes this difference. And they've been entirely unable to control this breakaway section, whether through drugs or otherwise, in the United States. And now this is reflected in the developing world, where in parts of the developing world, which are not so very different from parts of the undeveloped USA, you have exactly the same kind of things seeming to occur. Breakthrough of infections on a massive scale, accompanied by gross deprivation and other things which interfere with development and with quality of life. Now, this is an enormous credibility gap. And when we talk about the gap between generations, difficulty in words, difficulty in communication, this is something. Deprivazione, allora, perché prima avevamo capito depravazione, appunto. Ecco, perché depravazione sembra una categoria morale, invece deprivazione. Ok, perfetto. This, well, I was about to finish, and this is about it, because this is something which does need attention, and I find that for all the resource that is being devoted by the World Bank, by the various aid organizations, UN Global AIDS, the UNICEF, and very many other organizations, some of which I have contact with and know well, there is a lack of understanding. There's no lack of resource. The resource is there, but there's a lack of understanding of how this resource should be spent. In the case of AIDS, the resource is already being expended in countries that can't afford it on a mega scale of their undervalued currencies. And yet, those are the kind of things which are taking priorities, when in fact they are simply displacing other things which are real priorities locally. Now, we need to give some thought to this, and yet, and this is the final credibility gap. I think what we've all been saying, and it's particularly what we've heard about this problem in its more general global context, it's very obvious that one of the great difficulties in getting through to the people who hold the power of decision, whether it be by the giving of government grants, government aids, World Bank, commercial grants, and so on, it's extremely difficult to get through effectively in terms of those more basic values, extremely difficult. If you want money to try out a new drug, to make a vaccine, to develop a new technology, or to cut down a forest, or to develop some area which is already overdeveloped in terms of entertainment and technology, no difficulty in getting that kind of money. If you want to get money for dealing with those other gaps and those other deprivations, that is extremely difficult. La dottoressa Tamburini, no? Vuole fare un intervento breve adesso, no? Ecco, prego.
vari interventi hanno posto la questione della certezza. Io rammento un passo di Freud, c'è scritto 100 anni fa, sul sogno. Non si è giunti a formulare risultati certi che servano di base, da base, ai ricercatori per un'ulteriore elaborazione. Ogni nuovo studioso ricomincia gli stessi problemi perché la sua ricerca attiene all'originario. Freud parla del sogno, la via regia dell'inconscio, come sappiamo, senza cui non si effettua la verità. E dove, là dove c'è catacresi, malinteso, e dove non si incontrano certezze. Questa risorsa dell'originario mi pare decisiva per la salute. Un'altra questione, brevissima. Abbiamo sentito dai vari interventi come lo Stato moderno, nonostante che lo Stato sia un'astrazione, come annotava l'altro ieri il professor Verdiglione, lo Stato moderno è sempre meno astratto, sempre più concreto, presente, pieno. Mira a colmare ogni vuoto, fino a togliere il respiro con l'imposizione delle sue certezze. Eppure è perché non si può vedere Dio che si prega, si spera, si sogna. La vita esige un punto vuoto, la salute è anche questo. Sentiamo adesso Klaus Kellein per un saluto, per un'impressione, un saluto, o la ripresa di qualche aspetto. Lui viene da Kiel, Kiel a 100 km da Amburgo, sempre, e la sua casa sta a 5 metri dal mare. I must correct you, it's 50 meters. Yes. Ah, abbiamo aggiunto uno zero. Yeah. Va bene. Perfetto. Yeah, yeah. Well, I think we learned in these days a lot of the dangers of modern medicine, especially the biotechnology medicine. And I think there's a very big danger in future because the orthodoxy forces us to give our patients the now recommended treatment. And if we don't do so, we get problems with the law. So, for instance, I have to go to Canada next week to a law court to try to help a mother that her child is not going to be treated with the now recommended treatment. And I think we have to be for the recommended treatments, not only in our case AIDS, HIV, but in other cases very, very skeptical. And I think this conference here is a very good approach to give this skeptical view more information in the public. Thank you very much. Allora, abbiamo già detto che ci vediamo a fine gennaio, no? La cura del cancro e dell'AIDS, saranno anche gli amici Rasnik e Duisberg, e anche altri inviteremo, no? Proprio per il dibattito, perché stavolta ci impegniamo di più, no? La cura del cancro e della AIDS. Altri? Bene, allora a questo punto. Ah? Sì. Allora, e ringrazio anche Sébastien Croer, no? Non so se volesse dire una parola.
Ecco, ma insomma anche intorno a, c'è un'esperienza molto interessante, no, in Svizzera, e anche Enrica Ferri, Francetti Kunz, e non ultimo François Keller. Ah, eccolo qua. Non ultimo François Keller. E altri, e poi anche ciascuno, i traduttori, no, che hanno collaborato, ciascuno di voi, è venuto da varie città d'Europa. E quindi diciamo che tra circa 20 minuti, mezz'ora, 20 minuti, tra una ventina di minuti ci troviamo per il pranzo. Ma insomma domani sera invece siamo al Circo della Stampa, quindi traiamo proprio anche alcune conclusioni di questo congresso. Tra l'altro c'è anche un'occasione di una conferenza ciascun lunedì e quindi domani sera poi è l'occasione anche speciale, no, per fare regali, insomma, possono essere, è un'occasione specialissima, quindi anche il dottor Marin, il dottor Michele Marin, la dottoressa Stefania Persico, no, sono invitati, anche Francesca Bruni, il dottor Dalla Valle una volta può venire a lunedì, no? Ecco, quindi anche questa può essere l'occasione, Eric Battiston, no? E poi Gianna Nobile. Ecco, e ringraziamo anche la signora Gerbino che ha ascoltato, lei lavora in ospedale, no? Ascoltato con attenzione, poi insomma le chiederemo. Salutiamo anche l'artista, la grande artista di fama internazionale, Mariella Simoni, no? Che infatti diremo delle cose proprio sull'arte, ma insomma le abbiamo annotate, siamo proprio sulla cosa adesso sembra che, cioè praticamente c'è questa presunta statistica, no? Il valore, perché un conto è dire libero mercato, e poi il libero mercato sarebbe creato sul principio, sulla base della statistica. Allora, per esempio, se la Gioconda non è mai andata all'asta, no? Quindi non c'è una statistica della Gioconda o delle opere di Leonardo, qual è il valore? Il valore di mercato è zero. Non c'è mercato, è senza valore, senza mercato. Qual è il riferimento? Non, è un artista di cui non possiamo dare nessun valore di mercato. Ma non nel senso che vale tantissimo, no, perché se noi diciamo il paradosso per Leonardo, ma consideriamo un altro artista, no? Magari importantissimo, ma che proprio perché i collezionisti, coloro che lo tengono nei musei, o l'autore stesso non va nel mercato, consideriamo Burri, no? Burri che non voleva andare nel mercato, allora a un certo punto non lo troviamo in internet, non lo troviamo nelle varie banche dati, non c'è una statistica in base alla quale, alla media, noi possiamo stabilire qual è il valore di Burri, allora benissimo, Burri non è senza valore. Cioè, praticamente come era fino all'89, le opere, gli artisti che stavano in Russia, quindi anche Malevich, anche vari artisti, no? Oppure Bielutin, erano senza valore. Perché senza valore? Perché non c'era mercato, non potevano uscire dalla Russia. Non so se è curioso, no? Ma adesso si è creato rispetto c'è questo problema, no? Rispetto a internet, cioè allora chi organizza internet cosa fa? Stabilisce che un'opera va all'asta, le grandi case, no? Christie's, Sotheby's, e organizzano in modo che vadano all'asta, quindi stabiliscono loro l'acquirente e il valore, stabiliscono loro chi è l'acquirente e qual è il valore, perché basta che siano due, tre, si crea convenzionalmente un'asta e anche la gara, perché basta tre, no? Perché sia la gara. Alla terza
terza chiamata, viene aggiudicato a quel valore, quindi valore altissimo, che è convenzionale. Allora risulta lì, allora quello è il valore. Il valore di quell'artista è quello. E allora loro possono vendere, perché ormai la statistica, il valore è quello. È stabilito dall'asta. È stabilito dall'asta, quindi prescinde dalla... E questo è il problema. Problema che dovrebbe sacrificare gli artisti, l'arte del pianeta, in base a soltanto alcuni valori. Allora ci sono Van Gogh, no? Modigliani, Giacometti, no? Quanti sono ancora? E Picasso, quanti sono? 4, 5, basta, no? Questi hanno valore, allora, e hanno la statistica, tutti gli altri non rientrano nella statistica, non rientrano nella, perché la statistica verrebbe fatta in base alle aste, ma le aste sono create convenzionalmente, assolutamente convenzionalmente. La statistica è la superstizione della paranoia realizzata, cioè l'arte, e l'arte, quindi artisti molto validi, ma artisti di 2 secoli fa, di 3 secoli fa, noi abbiamo artisti italiani, artisti fiamminghi, artisti francesi, che importantissimi del 500, del 600, che valgono poco. Io ero meravigliato, no? Un'opera attestata, quindi con perizie importantissime, di Giovanni Bellini, valore. Il gallerista dice questo è il valore, i carabinieri hanno fatto i loro riscontri, hanno riconosciuto che era per loro non c'erano problemi, la provenienza era sicura, perché un collezionista, nessun problema. Bene, valore, dice, ma io, il gallerista, io chiedo 100 milioni, come dire, me ne dà 50, per me va bene, 40 per me va bene, ma siamo Giovanni Bellini. Giovanni Bellini, ma ci può essere invece un falso di uno degli artisti importanti, no? Che può essere fabbricato, ammettiamo questa ipotesi, ma non è un'ipotesi, sappiamo che non è un'ipotesi, viene fabbricato dalla casa d'aste, attorno alla casa d'aste, no? E viene messo a un prezzo, è acquistato, convenzionalmente acquistato all'asta, a un prezzo elevatissimo. Bene. Quello poi deve essere, per essere, poi dopo il collezionista, tra virgolette, convenzionale, lo deve vendere, purtroppo deve svenderlo, e lo vende per 2 miliardi in meno, siamo arrivati a 48 miliardi o 70 miliardi, venderlo per 2 miliardi in meno, cioè veramente, ci sono cose di questo genere. Cioè, allora, quello che viene chiamato spesso il libero mercato attraverso la tecnologia, non è mica detto che sia libero, davvero libero mercato. Può essere invece mercato assolutamente non libero. Mercato sì, ma può essere non libero. Può essere mercato ingabbiato. Ingabbiato, come era il mercato ingabbiato quando era tutto nell'Unione Sovietica. Per cui si diceva, a un certo punto Stalin ha deciso che le opere che riguardavano la resurrezione, l'annunciazione, la teologia, qualunque fosse l'autore, non avessero valore, perché era ideologia. E allora le ha vendute, stavano all'Ermitage, le ha vendute a collezionisti e famiglie, tanto per raccogliere un po' di soldi. Alcune poi magari anche in Occidente, dove invece credevano ancora a queste cose, quindi valevano di più. Ma allora tutto ciò che è senza mercato non ha valore. No? Cioè, che è tolto dal mercato. Ma non so se stiamo accennando a una questione che è una questione importantissima, che riguarda l'arte, la cultura, i libri, veramente, i libri. Cioè, è una questione importantissima, o che riguarda la produzione industriale, magari importante, ma semplicemente perché non fa parte di quella statistica, non rientra nella statistica. Eppure è una cosa indispensabile per l'umanità, questa produzione, ma non importa, deve essere sacrificata. No, sto accennando a una questione, sto accennando soltanto. Accenno, no? Abbiamo accennato a varie questioni, accenniamo anche a questa, no? È giusto? Accenniamo anche a questa. Oppure un autore ha avuto, c'è un'opera, un autore importantissimo, mai andato all'asta,
Ma evidentemente aveva a 20 anni, ha regalato un'opera a qualcuno e quest'opera va all'asta perché il pronipote, che non capisce cosa sia, va all'asta. E va all'asta per 2 soldi. Allora, valore di statistica, l'unica volta in cui è andato all'asta valeva 1 milione. Ma è chiaramente l'autore è importantissimo, come fa a valere 1 milione? Questo è... Allora, se la casa d'asta la deve comprare, può dire, può offrire, guardi, possiamo offrire 10 milioni, ma giusto, ma se no il milione, 1 milione costa, no? Facciamo solo un accenno alla questione. Allora, ringraziamo il dottor Lino Marinello, che è stato brillante, che è un vero Mamma Santissima, no? Autentico, genuino Mamma Santissima, no? 85 anni, ringraziamo ciascuno di voi, in particolare le signore e le signorine che non abbiamo interpellato e forzato perché intervenissero, ma noi siamo sicuri che da quella fonte ci sono cose che emergeranno. E quindi appuntamento a domani sera. Cioè non sono vietati domani sera i regali, non sono vietati. Cioè. Non sono vietati anche, ecco. E allora arrivederci e grazie. Stampa, or what is it? The newspaper. The newspaper. Bene. Alla stampa.